Attenzione, 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 caro Marcello, avete messo la freccia oggi pomeriggio su Cabal, piccolo riassunto delle puntate precedenti, si fa male Buchanan nell'Inter, l'Inter decide di promuovere Carlos Augusto come vice di Marco, serve quindi un difensore, possibilmente di piede mancino per fare il vice bastoni, tanto per rendere l'idea. Ci sono Hermoso e Rodriguez, ma Octri vuole un profilo un po' più giovane, allora Marotta si orienta su Cabal del Verona. Proposta al Verona, 10 milioni di euro, non tutti cash perché ci avrebbe messo anche il cartellino di Kamaté, che è un giocatore della primavera. Accordo che sembrava quasi trovato, oggi l'offerta della Juventus, 12 milioni, il Verona dice sì e verosimilmente Cabal andrà alla Juve. Mica male. Per il Verona, ma sai, loro cercavano un sostituto di Alexandro, che Alexandro, come sai, non rinnova. E essendoci soltanto a sinistra uno come Cambiaso, cercavano anche l'alternativa a Cambiaso. E a questo punto io avevo sentito questo nome di Cabal, però devo dire la verità, davo l'Inter nettamente davanti, perché era da settimane, ricordo che anche nelle grafiche che facevamo noi, no? Che facevate voi in redazione, sì, certo, quasi sempre Cabal, quindi io lo davo quasi per scontato perché non vedevo questo interesse. Poi sai, sotto traccia non sai cosa, come si muovono effettivamente i direttori sportivi, e quindi giunto lì è riuscito a spuntarlo, domani fa le visite mediche, quindi a tutti gli effetti se ne supera un giocatore della Juve. Senti, Marcello, scusa, De Sciglio, non si hanno più notizie. De Sciglio va via. Può andare all'Inter, no? Ma se lo vogliono, chiedi a Riso. Ma ancora contratto? Ma sta cosa adesso, vabbè, io dalla Juve non prenderei più nessun calciatore. No, dopo okay. Quadrado, guarda, basta. Ma Quadrado voglio dire, è stato un colpo. Questa cosa qui da interista ti dà un po' fastidio. No, io mi fido troppo della dirigenza dell'Inter. Se ha lasciato andare via il giocatore vuol dire che non era così interessato. Inter che in realtà ha deciso di non rilanciare. Certo. Ha deciso proprio di sì, mollare il colpo. Forse l'Inter sarà che ci hanno abituato troppo bene. Un difensore di destra lo stanno cercando all'Inter. Sinistra. De Sciglio potrebbe essere ideale. No, di sinistra cerco. Io dalla Juve non prenderei nessuno, dico la verità, cioè se potessi scegliere. No, ma infatti adesso l'Inter si orienterà su altri profili, non so. Vabbè, se troveranno. Ma De Sciglio era una battuta. No, certo, ma a prescindere. Però di la verità, Marcello, però a te un po' di gusto te lo dà sta cosa. Cioè è vero che stiamo parlando di Cabal, non stiamo parlando di Combiners. Sì, beh, loro possono comunque, visto la grande bravura di Marotta, possono prendere Cabal di Mortal Kombat, che è molto forte. Quindi Cabal, che è un personaggio di Mortal Kombat, non so se hai mai giocato al giochino Mortal Kombat, è uno dei personaggi più forti, quindi possono magari provare. Ero ignorante. Marotta è molto abile, può andare a prendere quello, no? Ecco, neanche io adesso, al di là delle battute, francamente, di aver già in clima scudetto, abbia tra virgolette fregato Marotta, beh, un po' mi fa godere di sicuro. Perché siccome c'è stato tempo fa una discussione, no? Su Giunto, l'inferiore a Marotta, io che avevo detto, ma guarda, già in confronto a Marotta, io parlo del Marotta della Juventus, riesce a vendere gli esuberi meglio di come faceva Marotta, perché Marotta alla Juventus è stato bravo, per carità, però quando doveva vendere gli esuberi aveva grandi difficoltà. Vedo che invece il punto di esuberi riesce a piazzarli un po' meglio. Allora io dissi, mi sono permesso di dire, che Giuntoli in questo sta superando il Marotta juventino, non il Marotta dell'Inter. Bisogna riconoscere che Caio Jorge a 7 milioni al Cruzeiro è un capolavoro. Però devi, esatto, ammettere, cioè, uno dei tanti capolavori, no? Come anche Ilin Junior o Barrenechea, cioè svenduti, per me sono piccoli capolavori. Poi è chiaro che nel momento in cui ti trovi col Marotta dell'Inter che non ne perde uno, che riesce a comprarli tutti e che magari per Cabal era convinto di averlo preso, e Giunto riesce a fregarlo, beh, è un punto in più ancora per Giuntoli. Però, che io ritengo un ottimo dirigente. Però scusami, Marotta non doveva comprare, qualcun altro doveva vendere e fare i contratti come ad esempio quello faraonico che blocca Szczęsny e blocca soprattutto la Juventus da questo punto di vista, o no? Che c'entra Marotta, scusa? Marotta o Giuntoli? Hai detto Marotta? No.
quando c'era Marotta, quando Marotta era alla Juventus... No, ma quello scontratto, no, scusami, quel contratto di discesi non gliel'ha fatto Marotta, gliel'ha fatto Paratici. Infatti gliel'hanno... Il rinnovo gliel'ha fatto Paratici, quindi Marotta non c'era più, non bisogna debitarglielo a lui. Però... E fece un altro errore, uno dei tanti errori che adesso sconti, uno dei tanti errori che sconti, perché adesso anche il buon Scesi, non so se beh, dopo ne parleremo... Vai, vai, tira fuori, tira fuori pure l'argomento, vai tranquillo. Non voglio andare fuori tema. No, vai come sai. Ecco, cioè... chiaro che Szczęsny in questo momento lui c'ha 6 milioni e mezzo, ti dice beh, io me ne vado, mi tolgo anche di mezzo, lascio il posto a Di Gregorio, però quei soldi li voglio, anche perché il contratto è scritto e quei soldi mi spettano. E quindi anche quando ha fatto le belle dichiarazioni, quando una società che ti ha dato tanto chiede un aiuto, tu l'aiuto glielo dai, sì, l'aiuto che ti dà Szczęsny è sì, io me ne vado coi soldi, io mi tolgo coi soldi. Beh, perché mica è un ente di beneficenza, Szczęsny, cioè mi sembra anche legittimo, no? Esatto, no, perché c'è un contratto scritto, ma tutti noi, se quando abbiamo i contratti scritti e qualcuno non li vuole assolvere quei contratti lì, andiamo lì, ci presentiamo da soli o con il nostro avvocato per farceli rispettare. La stessa cosa fa Szczęsny, l'errore è stato fatto da Paratici, che gli fece un contrattone a 6 milioni e mezzo, che poi io penso che pochi portieri abbiano quei contratti così. È chiaro che adesso, poi per così per tanti Monza, anni il Monza dice io contribuisco per il 20%, il resto però lo date voi, perché io quel contratto lì non riesco a pagarlo. Diamo un'occhiata anche alla formazione della Juventus, perché ovviamente bisogna calcolare adesso anche Cabal, e noi l'abbiamo messo sulla sinistra come alternativa a Cambiaso, inizia a prendere un pochino forma Gigi questa Juve, poi dopo parleremo anche di quello che potrebbe succedere in attacco. Noi con l'abbiamo tenuto. Allora ti dico che arriverà sicuramente, al di là della battuta di Percassi. Credo questa abbiamo sbagliato anche qua a metterli a due a centrocampo. Sì, vabbè, ma adesso vi sto comprendendo, voi la mettete giù, dopo è chiaro che le cose cambieranno, però è giusto mettere i giocatori che ci saranno in campo. Io credo che sia Giuntoli che il buon Thiago Motta stiano mettendo da parte tutto quello che era il passato, nel senso che più giocatori che hanno giocato prima possono dar via, meglio è. Vogliono cominciare con i giocatori di sua, come si può dire, del loro pensiero. Mm. E devo dire che stanno facendo bene, perché quando cambia un certo tipo di filosofia e prendi un allenatore nuovo, è giusto che questo allenatore abbia giocatori funzionali al suo modo di vedere calcio. Cioè io se devo dire su Szczęsny e Di Gregorio, magari verrò smentito, Di Gregorio ha dimostrato di essere un ottimo portiere fra i pali, in uscita non tanto, è uno che costruisce male a differenza di quello che hanno detto. Ecco, fare una scelta così al posto di Szczęsny mi è sembrato un po' prematuro, però anche questo è sempre su carta, bisognerà vedere. Magari parte De Gregori diventa il portiere più forte che ha avuto negli ultimi anni la Juve. Però... ma non credo, perché Szczęsny oltretutto era una persona di personalità, è uno che si faceva stimare da tutti. E darlo via, sì, in virtù del fatto che questo prenderà 2,5-3 invece di 6, insomma una squadra che vuol far bene, secondo me certi conti li deve fare con un po' più ma quando decidi di elasticità tutto. Quando decidi, sì, è vero, però quando decidi che vuoi fare la rivoluzione, fai la rivoluzione. Sì, sì, è quello. C'è Giuntoli, è già stato fermo un anno, no, lo sai anche tu, mister. È stato fermo un anno. Adesso dice: "Oh, mi fate lavorare, mi fate disegnare la Juve, architettare la Juve che voglio io, o sono inutile che io stia qui?" E gli hanno dato pieno mandato, e quindi lui dice: per me Szczęsny, basta, finita la storia qui la Juve, io punto su un giocatore, su un portiere più giovane che secondo me può diventare bravo. No, io parlo Marcello, io parlo da allenatore. Se tu mi dai in mano una squadra, io ho dei punti fermi, il portiere è uno dei punti fermi, e andare a cambiarlo con anche un portiere che viene accreditato di ma non pensi che Thiago Motta anche abbia sollecitato questa sostituzione, non lo pensi? Proprio sì, parlando d'allenatore. Sì, ti ho detto prima che vogliono cominciare con giocatori che escono dal loro pensiero, però ti devo dire che non è che devi buttare a mare tutto, perché Szczęsny l'anno scorso è stato un ottimo portiere,
Io certi, allora manda via anche Bremer e Danilo, che allora fai completamente tutto nuovo. Però certi giocatori sicuri, quantomeno li avrei tenuti. Intorno poi avrei costruito, perché magari l'avrei preso De Gregorio al posto di Perin. Stai lì, sai già che fai un anno di... Ma ti ricordi, forse c'eri anche tu in studio quando c'ero anch'io, e ti dissi subito la sera in cui venne fuori la notizia che la Juve era su De Gregorio e spendeva 20 milioni e stava per prenderlo, io ti dissi subito: ma scusate, secondo voi un direttore sportivo e un club si muovono per un portiere e spendono 20 milioni e gli fanno fare il secondo a quello che hanno già titolare? Secondo me no, anche perché De Gregorio non avrebbe mai accettato di lasciare il Monza, che per quanto sia il Monza, dove appunto era titolare, per venire a fare il secondo a Juventus e perdere anche la possibilità di entrare nel giro della nazionale. Io una cosa che non capisco però è stato l'abbaglio dell'Inter, che 2 anni fa aveva Di Gregorio. Ti faccio subito, certo. Io parlo solo di soldi. L'ha venduto al Monza per 4 milioni e nel frattempo il Monza l'ha venduto dopo 2 anni a 16 milioni più bonus, e l'Inter è andato a comprare il secondo portiere a 15 milioni. Beh, intanto l'Inter c'ha il 10% sulla rivendita del calciatore. Però ma quindi capisci, già se mantenuto... tu incominci a mettere questi numeri, poi a incasellarli, vedi che l'Inter ha perso un sacco di soldi e soprattutto ha perso un ottimo portiere. Ma in questo momento... È perché tu sei andato a comprare Martinez... 15 sì. milioni, il secondo portiere non può costare 15 milioni. Tu dici è il primo, sì, però intanto ma c'è se hanno un progetto su quello. Però è l'Inter sì, ma avevano già, ma avevano tipo di Gregorio era 2 anni fa, non è che come Darmian, che ogni tanto parlo di Darmian, parliamo di 15 anni fa, secondo me è un ottimo difensore e l'aveva già dimostrato parzialmente. Migliorato tantissimo. Posso dire, sì. Non si può neanche essere ingrati nei confronti della gestione dell'Inter, che ha preso un portiere a zero come Onana e l'ha venduto a 65 Bravo, milioni di euro. Ma appunto perché giustamente sto cercando di rispondere a quello che mi viene posto. Ma se noi stavamo parlando di Scesni, di Gregorio, siccome l'Inter non ha mai fallito un colpo, quindi ha fallito 2 o 3. Parla del Milan o sfotte l'Inter, queste sono le due cose che fa. Ma siccome qui se vuoi possiamo parlare di altre squadre. No, parliamo di Juve tra 2 minuti, perché c'è la questione Chiesa che va assolutamente risolta, con la Juventus che sta pensando ovviamente già all'alternativa. L'avete intervista nella formazione che vi abbiamo mostrato. Sento di parlare di Inter. Inter batte Lugano 3-2 in rimonta, avanti 1-0 con Correa, 2-1 Lugano all'intervallo, doppietta di Taremi, un gol su rigore, un gol su Scavetto. Ah, rigore come al solito. Beh, anche Lugano ha fatto un gol su rigore. C'era il VAR, c'era anche il VAR in quella partita. Hanno giocato da piano, non hanno giocato a Lugano. Marcello, i rigori bisogna tirarli dentro comunque, giusto per dirlo. Una partita che si fa a piano gentile può essere una partita, è un allenamento. No, ma non hanno giocato da piano. Sì, hanno giocato da piano. Bravi, adesso diamo importanza anche a quello. Però dai, chi era l'arbitro? Allora, no, posso scusami, dire una cosa? Chi era l'arbitro? Chi era l'arbitro? A noi gli arbitri non ci interessano perché non influiscono. Zaghi e i suoi figli facevano gli c'era la terra, fate i bravi, povero però, Mario. No, adesso... a prescindere, posso dire una cosa? Io sono molto felice che l'Inter è riuscita a garantirsi la prestazione di Taremi. Ti ha chiesto Mario se c'era Gravina. No, non sento, non ho sentito. Marcello, scusami, non ho sentito. Lui non sente. Dimmi. No, chiedevo, Gravina è venuto a guardare l'esordio. Ecco, era meglio che non davo retta. Hanno preso Correa a marzo confermato. Avevano già due giocatori forti. Voglio dire una cosa. Innanzitutto sono felicissimo di vedere Taremi con la maglia dell'Inter, perché in passato mi è capitato di andare a documentarmi, a vederlo giocare, ed è una delle prime punte che ancora resistono ed esistono nel calcio internazionale, per cui un giocatore che può giocare sia da solo sia con il compagno, ma è uno
che a diversità di quel calciatore di cui parlavamo prima, sa anche dare del tuo alla palla, sa anche stopparla, girarla e far dicevano dialogare. La stessa cosa di Arnautovic, Arnautovic io me lo tengo volentieri, perché è vero che ha fatto delle partite inguardabili, però è anche vero che il calciatore non si può discutere, tecnicamente fortissimo, alle volte esagera, perché bisogna dirlo, però è un giocatore che io mi tengo volentieri nei quattro d'attacco, cosa che non posso dire di Correa, e infatti con un gol di Correa non puoi mai vincere, motivo del perché poi l'Inter è andato in svantaggio anche tu. Il giocatore a cui facevi riferimento prima era Lukaku, immagino. Come? Sì, non lo voglio neanche nominare. Continua più perché tanto è tempo perso. Lingua a battere dove il dente duole. Correa è stato l'unico grande abbaglio di Inzaghi, perché lo volle lui praticamente a fine però è arrivato Taremi. Ma oggi ha giocato benissimo. Però quello che oggi mi ha deluso, fatto strabiliare tutti quelli che erano là. Quello che mi ha deluso sempre di Correa non è la prestazione in campo, ma è il carattere. Veramente è un giocatore che è impaurito, che quando scende in campo se può sbagliare una cosa ne sbaglia anche due. Subentrando. Era un buon attaccante. Però davvero mi ha impressionato. Poi l'ha voluto Inzaghi, avendolo testato alla Lazio, l'ha voluto lui. Sì, però l'hanno pagato 30 milioni. Ma ci sono giocatori che non riescono a determinare in grandi squadre e devo dire la verità, Correa è uno di quelli. Comunque oggi, come dice Mozzi, ci sono delle magliette che il primo gol stagionale dell'Inter ha messo a segno Correa. Questo lo mettiamo agli atti, negli archivi c'è. Ma spero che sia anche l'ultimo. Non lo so, questo lo so, però... C'è doppietta di Taremi che mi sembra un buon inizio, considerando che poi Lautaro e Thuram arriveranno un po' più in là, perché giustamente devono fare le vacanze dopo Europeo e Coppa America. L'idea di trovarsi Taremi al debutto in campionato, alla prima giornata di campionato col Genoa, non è follia. Cioè... Assolutamente no, ma io ricordo Taremi ad esempio a giocare contro il Milan, aveva fatto un partitone, era difficile da marcare, da anticipare, è un giocatore che ha giocato anche giocare contro bene voi, anche al reparto. Ce l'ho io a San Siro, ha giocato anche contro di voi. Sì. Al ritorno vi ha graziati due volte con due pali. Sì, ma infatti ho notato che come calciatore è uno di quei pochi numeri 9. Perché di questo si parla, che può giocare al centro dell'area di rigore e sa anche dialogare con i compagni, per cui è passata un po' sottotono questo acquisto, perché all'Inter oramai si parla... Perché è già stato fatto da tanto tempo. Sì, ma anche perché roba, quando ragazzi. Tu hai Lautaro e hai Thuram, sei tranquillo che la stagione in qualche modo la porterai a casa, perché sono due giocatori da doppia cifra entrambi. E quindi, anche ritornando al discorso magari precedente della Juve, io non ho ancora visto calciatori nel Milan, nella Juve, che possano dare delle garanzie in questo ambito, e quindi stessa cosa per la Lazio che abbiamo analizzato a inizio puntata. Ecco, Taremi secondo me è un calciatore che potrà dar filo da torcere anche a Thuram, oltre che dare filo da torcere, perché secondo me la coppia Lautaro-Taremi può essere superiore anche a Lautaro-Thuram. Ci sono tante competizioni, quindi c'è bisogno di tutto, di tutti, e soprattutto che stiano bene. Però davvero se ne è parlato anche fin troppo poco, ma Taremi è un numero 9, al Milan avrebbe fatto davvero sì, molto però, comodo. Però insieme secondo me non possono giocare, perché tutti e due ambiscono a stare in mezzo all'area. Lautaro e Taremi, tu dici? Taremi più l'alternativa magari a Thuram? Scusami, è la... È l'alternativa all'Autaro. All'Autaro, scusami, per giocare in coppia eventualmente con Thuram. Thuram cercavano Gudmundsson. E allora se prendono anche quello... Vabbè. L'Inter ha talmente tante partite l'anno prossimo che secondo me... Giocheranno tutti. Giocheranno tutti, possono avere almeno 30 calciatori, ma... Ecco, i giovani sì, ma dal 25esimo in poi, ecco, perché... Ormai è veramente. Ma loro sono stati bravi a prendere Taremi e Zielinski prima di tutti gli altri, e questo cosa vuol dire? La tranquillità del mercato. Ma poi i giocatori vogliono venire all'Inter perché capiscono che è il momento buono, nonostante le vicissitudini economiche e societarie. Hanno sostituito la Juve, prima volevano andare tutti alla Juve. No, prima vengono... ancora tutti al Milan e qui c'è, e anche, qui c'è anche lo stimolo di Milano, che è una città sicuramente molto coinvolgente, però l'Inter è veramente diventato un punto d'arrivo, non è più un punto di partenza. Ci vorrebbe un centrale difensivo, devo dire la verità che mi fido tantissimo di... Cabal che vi hanno portato via. Ma non è un centrale difensivo, dai. Io prendo, sai che ho visto che non stimate molto Bissek.
Bisse che è molto bravo, in prospettiva può Bisse diventare che, un giocatore. Allora quanti ne vuoi? Sicuramente un punto di riferimento dell'Inter è Lautaro Martinez, su questo siamo perfettamente d'accordo, che ieri l'equipe ha inserito tra i quattro possibili candidati al pallone d'oro. Giusto. Con Rodri, con Vinicius, con Bellingham. Ci sta? Secondo voi? No, certo che ci per sta. Ieri c'è stato un plebiscito di no, ve lo dico, No, ieri in trasmissione, quando ho detto questa cosa qui, c'è gente che si è cappottata dove siete seduti voi. No. Magari allora, quella... nei quattro ci sta, non arriverà primo, perché non arriverà primo, perché ci sono dei personaggi molto più importanti di lui, però neanche ci sta. Bellingham, perché uno che fa vincere la Coppa America alla sua squadra, uno che vince il campionato e è capocannoniere in Italia, insomma, cosa deve dimostrare? Perché hanno detto di no quelli che... Beh, perché per esempio Bellingham e Vinicius hanno vinto la Coppa dei Campioni. Certo, ho detto, però non arriverà primo, ma nei possibili ci sta. Ieri sentivo nominare nei primi dieci. Allora chi doveva essere Carvacal? Carvacal ha vinto tutte e due. Tutte e tre. Campionato, Coppa Campioni e... Sì, ma normalmente non lo danno difensore, raramente. In effetti stuzzica meno come nome. La cosa peggiore fu Sammer. Sbagliando, probabilmente. Però voglio dire, anche Vinicius, ad esempio, però ha fatto la Coppa America, non alla grande. Beh, però non è uno scandalo che sia in quei quattro. Certo che non è uno scandalo. È uno scandalo dire che non meritava di essere lì. Marcello, che dici su Lautaro? Beh, Lautaro, secondo me, è un ottimo attaccante. E quindi per me non vincerà il pallone d'oro. Certo, non lo vince. Però è sicuramente uno degli attaccanti più forti in circolazione. Cioè, cosa c'è da dire di Lautaro? Cioè, nulla da aggiungere da quello che avete detto voi. Sì, poi è un crescendo continuo Lautaro, tutti gli anni si migliora. Ma poi è il goleador per eccellenza. Tu gli dai una palla in mezzo, lui o di rifo di là, lui conclude, dopo magari non fa gol, poi, però sai già che hai quello che va a concludere. Poi non vorrei tirargli una fiatata, ma gioca tutte le partite, ha giocato 73 partite mi sembra, no? Sì, devo dire che nel campionato italiano spesso nella seconda parte c'è sempre un calo di forma che non lo mette in condizione di non fare più gol per tanto tempo, e questo forse due anni fa fu anche l'anno scorso, anche l'anno scorso non ha segnato per un sacco di partite, però c'è da dire che fa giocare bene tutta la squadra. Cioè, parlavamo prima delle doti del nuovo acquisto del Milan, che va a sistemare non solo la parte dell'attacco. Morata. Cosa sistema? Sistema la parte dell'attacco, ma anche quella difensiva, perché è un giocatore che produce tanto in tutte le fasi. No, sì, ma come goleador non è a livello Lautaro. Assolutamente, però come Lautaro è un buonissimo, giocatore. Ma adesso di Lautaro stavamo parlando. 35 gol Lautaro Martinez in questa stagione, 27 con l'Inter e 8 con l'Argentina. Sì, sì. Beh, ma poi anche lì in Argentina gli imputano di non essere un titolarissimo e di subentrare, però se subentra lì dipende dall'allenatore. Mario, se l'allenatore vuole due attaccanti che si muovono per far spazio a Messi, è chiaro che lui non lo può fare, lui è uno che gioca però dopo sua. Ma infatti da subentrante ha sempre fatto benissimo e non gli si può dire nulla, è stato protagonista sia con l'Argentina dei mondiali che con l'Argentina della Coppa America. Così come con l'Inter è affidabile, cioè non ti lascia mai nei guai, nel senso combatte, è molto forte fisicamente nonostante non sia, ed è furbo. Sia gigantesco. Una volta l'ha lasciato nei guai. È furbo, mi sembra un'ottima. Una volta l'ha lasciato nei guai col Manchester, si fece espellere, no? Ti ricordi quella, no? Giocò Paolo, non c'è match, non è discussione. Tanto non... Stavo dicendo semplicemente siamo distanti, molto distanti. Guarda, 20 punti, quei 20 punti sono la sintesi dell'ennesima stagione negativa. Caleseriamo al Milan. Ho capito, stiamo parlando del Milan, poi si parla del Milan, non è che stiamo parlando. Guarda, fortunatamente è il prossimo argomento, quindi non deve aspettare molto. Quindi se vuoi, guarda, siccome soffri di letargia, guarda, cioè, proprio arrivi, puoi andare a coricarti con mezz'ora. Comunque volevo sapere chi è che si è indignato per la candidatura del pallone d'oro a Lautaro. Cioè, hai detto che c'è stato mi ricordassi chi c'era ieri in trasmissione, che sai, sono un po' rincoglioni. Chi è che c'era? Tra Macere? Anche lui? Oppini? No, non può Oppini sì, dire. Sì,
Ma ci sta. Lavia. C'era Lavia ieri? Lavia, sì. Se lo ricordano loro, io strano, lucidità bonfa proprio. Qui in Houston abbiamo un problema. Mamma eh? Mia, mi ricordo, faccio fatica a ricordare cosa ho mangiato a pranzo. Hai bisogno di vacanze prolungate. Mamma mia, mi ricordavo giusto tra macello perché era il posto tuo e allora ho visualizzato questa cosa qui. E Giacomino, bravo, grazie Ernie. Mamma mia, che strano. Grazie, che strano. Santa regia che me li ha tirati fuori tutti e quattro. Anche Ferri ha detto di no. Adesso non mi ricordo, ragazzi, mi ricordo sì i nomi di quelli che c'erano ieri sera, figurati se mi ricordo. Guarda, pure che i qui abbiamo la nostra però età. Però so che quando, cioè, detto, quando mi ha detto questa cosa qua, quasi tutti hanno detto, ma no, assolutamente no, c'è cioè, tra i migliori sì, ma non scherziamo sul pallone d'oro. Noi non ci siamo scandalizzati. Non vince il pallone d'oro, però qualcun ci altro sta. Era ancora più, lo metteva ancora più indietro qualcun altro, ecco, mettiamolo così, nemmeno nei primi quattro. Allora, il nostro titolo ci dice che tra poco parleremo della prima giornata di Morata da praticamente giocatore del Milan. Leggeremo insieme le sue parole, andremo ad ascoltare Tomori che ha parlato del suo nuovo compagno di squadra e poi mi stanno arrivando notizie importanti sul mercato del Milan, sull'attaccante, sì, su un difensore ma anche su un centrocampista. Quindi certo, attenzione, Milan molto Stica, molto attivo, oh, almeno a livello di indiscrezioni. Anche facciamo il punto perché a livello planetario molto molto ampio e dettagliato, tra poco.